GBL è un'azienda impiegata nel settore della gomma plastica e investita da alcuni giorni per difendere i posti di lavoro. Masini Leonardo, un lavoratore della GBL, ci spiega quali sono le motivazioni della protesta. Buongiorno, le motivazioni della protesta sono che praticamente nel 2008 è stato siglato un accordo tra Trelleborg e GBL dove le due aziende si accordavano sull'esternalizzazione del settore a compressione, del gommatera. Allora, questo praticamente nel 2008 è successo, siamo partiti, dovevano essere 70 persone e siamo arrivati invece con 40 persone. Allora, arrivati ad oggi, GBL ha perso delle commesse che Trelleborg doveva garantirgli e ha un esubero di 15 persone. Allora, questo esubero di 15 persone, visto l'accordo che in caso di mancato lavoro con Trelleborg le persone dovevano essere reintegrate alla casa madre, al momento sembra difficile da rispettare. Ok, intanto ci ha raggiunto anche Scardigli Mauro, un altro dipendente GBL. Questo presidio fino a quando andrà avanti? Noi si pensa che vada avanti per un po' di tempo, sperando di riuscire a trovare delle soluzioni. Vedremo. Cosa sperate quindi per il futuro di GBL? Prima di tutto speriamo che Trelleborg rispetti l'accordo per il bene anche dei lavoratori che in questo momento stanno effettuando la cassa integrazione a zero. E per il resto speriamo che rientri anche commesse di lavoro che permetta non tanto anche a GPL di mandare 15 persone alla Trelleborg, ma anche se fossero meno persone non sarebbe male. Innanzitutto vogliamo che siano rispettati questi accordi, anche perché ci sono le istituzioni che hanno firmato e quindi è il nostro diritto fare una protesta pacifica e vogliamo che anche le istituzioni ci prendano in considerazione. Ok, la protesta continua e buon lavoro. Grazie.